Oggi preparo con voi l'insalata di riso a modo mio. Iniziamo. Per prima cosa metto a bollire le uova e metto a cuocere il riso. Mentre il riso cuoce, ne approfitto per grattugiare la zucchina direttamente in un canovaccio. Poi chiudo il canovaccio e strizzo bene. Caccerà un sacco d'acqua di vegetazione. Ora metto le zucchine in un contenitore, aggiungo il riso e prima di mettere gli altri ingredienti lo faccio raffreddare un altro po'. Quando il riso si sarà raffreddato metto i pomodori, un pochettino di cipolla, le olive nere, le olive verdi, il prosciutto cotto, un po' di mais, il tonno ed inizio a mescolare. Ok, ora aggiungo le uova sode, per finire la provola affumicata, non la scamorza, ma la provola quella morbida, quella che sta nel, diciamo, nella tua acqua. Mettetela quando il riso si sarà raffreddato bene. Ora metto un po' di olio al basilico, anche l'olio normale va benissimo. Il riso è cotto in acqua salata, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro sale. Anche perché ci sono tutti questi ingredienti così saporiti, quindi non esagerate nemmeno col sale nell'acqua. Aggiungo qualche fogliolina di basilico, bene così, ultima mescolata, e a questo punto copro e metto in frigorifero. Ovviamente però io assaggio con voi stesso adesso. È favoloso. Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito!